Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Parliamo di coronavirus. Scoppia la polemica perché una parte dell'opposizione ha chiesto che si facesse un consiglio comunale straordinario, ma questa richiesta è stata bocciata. Sentite Leonora Barbieri. Nella città che ospita una delle più grandi comunità cinesi d'Europa, la tensione per la possibile diffusione del coronavirus è più alta che altrove e si riverbera anche sul piano politico. Annullate le sfilate del Capodanno cinese, il pomo della discordia stavolta è la richiesta di un consiglio comunale straordinario da parte dei consiglieri Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia e Marilena Garnier della lista Garnier. Alla luce dei due casi accertati a Roma, della chiusura dei corridoi aerei con la Cina e dello stato di emergenza sanitaria per 6 mesi su tutto il territorio nazionale, dichiarato stamani dal Premier Giuseppe Conte. Richiesta bocciata dal Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Alberti, perché tecnicamente non è formulata in modo corretto, dato che è sottoscritta solo da 2 consiglieri anziché 6, come prevede il regolamento, e che al momento non ci sarebbero altri esponenti della minoranza pronti a sottoscriverla. Nel caso questo aspetto venisse risolto, il Presidente ha comunque 20 giorni di tempo per convocare il Consiglio straordinario. Dietro la forma però c'è la sostanza. La maggioranza e la Giunta temono strumentalizzazioni e inutili allarmismi. Preferiscono quindi fare il punto sul coronavirus durante i consigli ordinari, come fatto nella seduta di ieri da parte dell'assessore alla salute Luigi Biancalani, rispondendo ad alcune interrogazioni. Tra l'altro è convocata per il 7 febbraio la Commissione 5, a cui sono invitati a partecipare anche gli esperti dell'AS Toscana Centro. Vogliamo analizzarlo con competenze, e quindi cosa succede? Che se diventa speculazione politica, il rischio è che i nostri cittadini non siano, come dire, capaci di capire, o perlomeno non più che capaci, ma che si rischi di ingenerare confusione, e questo noi non lo vogliamo. Non lo voglio come Presidente del Consiglio, perché credo che qui le cose vadano trascritte e spiegate nella maniera giusta. C'è poi la questione dei costi che un consiglio straordinario comporta, aspetto questo su cui ribattono i richiedenti Belgiorno e Garnier. Siamo sconcertati, nessun allarmismo da parte nostra, ma un richiamo alla responsabilità per il ruolo che ricopriamo, in quanto sono i cittadini in primis a chiederci di informarli. Invitiamo i consiglieri di maggioranza e di opposizione a firmare l'atto di convocazione del consiglio, perché riteniamo che l'informazione e la prevenzione in questo momento siano alla base del rapporto di trasparenza tra cittadini pratesi e istituzioni. Un osservatorio contro gli episodi di razzismo e contro le violenze verbali nei confronti di cittadini orientali in seguito all'emergenza coronavirus è stato attivato dal Tempio Buddista di Prato. Il segretario Davide Finizio si è fatto carico di raccogliere e trascrivere le denunce che in queste ore vengono formulate riguardo ad eventuali episodi di intolleranza legati alla paura della diffusione del coronavirus. L'iniziativa è nata sulla scorta del video registrato a Firenze, dove 2 turisti cinesi sono stati presi di mira e invitati a tornare in Cina. Parliamo dell'inchiesta sulla cosiddetta tratta dei baby calciatori, lavori allo stadio, frodi sportive, un'ondata di proscioglimenti e solo 4 rinvii a giudizio al termine dell'udienza preliminare di ieri. Sentite. Sono rimbalzati contro il muro dell'udienza preliminare i 3 filoni di indagine sui lavori allo stadio Lungo Bisenzio, sulla tratta dei baby calciatori e sulle frodi sportive nei campionati di eccellenza e promozione della stagione 2016-2017, riuniti nella maxi inchiesta della Procura di Prato. 16 non luogo a procedere, 4 i rinvii a giudizio. La Procura, che aveva chiesto il processo per tutti, ha annunciato che impugnerà la sentenza. 2 gli indagati eccellenti, Paolo Toccafondi, presidente della CIPRA, accusato di violazioni sull'immigrazione, e Matteo Trefoloni, ex arbitro di Serie A, finito nell'elenco degli indagati in qualità di presidente del Comitato Regionale Arbitri della Toscana e accusato di aver designato un arbitro gradito a una società impegnata in uno spareggio play-out. Le contestazioni dei pubblici ministeri non hanno retto e per entrambi è arrivato il proscioglimento. Resta in piedi solo una contestazione per Toccafondi, favoreggiamento reale nell'ambito della trattativa per il passaggio alla Fiorentina di una giovane promessa del calcio, un ragazzino ivoriano arrivato in Italia grazie a una zia che si era spacciata per madre naturale. La procura è convinta che il patron della società biancazzurra sapesse della irregolarità dello stato di famiglia del giovanissimo calciatore. Soltanto in 3 dovranno vedersela in dibattimento: Luca Piantini, ex dirigente dei lavori pubblici del comune di Prato, Sandro Grassi e Giuseppe Mazzeo della Castelnuovo Lavori, la ditta aggiudicataria dell'appalto per
per i lavori a Lungo Bisenzio. I tre compariranno davanti al giudice per rispondere delle accuse relative alle anomalie burocratiche e amministrative del cantiere per il rifacimento dello stadio. Piantini deve difendersi da diverse imputazioni: irregolarità del cantiere, falso ideologico, depistaggio delle indagini. Grassi e Mazzeo sono accusati soltanto di falso in atto pubblico. Per la cosiddetta tratta dei baby calciatori c'era la richiesta di rinvio a giudizio anche per il segretario della Ciprato, Alessio Vignoli. Insieme a Toccafondi era chiamato a rispondere di aver indotto in errore il giudice tutelare del Tribunale di Prato in relazione all'ottenimento dell'affido di due dei quattro minorenni fatti arrivare dalla Costa d'Avorio e il tentativo di ingresso di altri minori dalla Guinea. Per il capitolo delle frodi sportive, insieme a Matteo Trefoloni, sono stati prosciolti altri 10 tra arbitri, dirigenti sportivi e calciatori. Lancia dall'auto in corsa sacchetti dell'immondizia, ma il gesto incivile è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza attivato dal comune di Montemurlo. La telecamera mobile, piazzata dagli agenti della Polizia Municipale in una strada della zona industriale di Ostia al confine con Prato, ha ripreso l'auto ed è stato possibile risalire al responsabile del gesto. Si tratta di un 30enne italiano residente a Montemurlo che è stato multato, dovrà pagare 600 euro. Se fossero stati rifiuti provenienti da attività produttiva, sarebbe scattata anche la denuncia penale. Sono cominciati gli interrogatori dei 9 religiosi accusati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo su 2 fratelli all'epoca dei fatti minorenni. Sentite. È a un punto cruciale l'inchiesta della Procura di Prato sulle presunte violenze sessuali anche di gruppo che 9 tra sacerdoti, frati ed ex religiosi tornati a vita laica avrebbero compiuto ai danni di 2 fratelli che hanno denunciato di aver subito abusi quando ancora minorenni, 10 e 15 anni, erano ospiti della comunità e discepoli dell'Annunciazione. Tutti gli indagati hanno manifestato la volontà di fornire contributi difensivi e questo significa la disponibilità a farsi interrogare dai sostituti Laura Canovaie e Valentina Cosci, titolari dell'inchiesta. La sfilata dei religiosi è cominciata nel pomeriggio di ieri. Il primo a presentarsi al terzo piano del Palazzo di Giustizia sarebbe stato Don Giglio Giliotti, fondatore dell'associazione soppressa dal Vaticano lo scorso dicembre per irregolarità. Il sacerdote vive attualmente fuori Prato insieme ad altri parroci, anche loro indagati. Tutti, dopo la chiusura della comunità, la cui sede principale era in via Bologna a Prato, sono stati autorizzati dalla diocesi a trasferirsi in una delle 2 succursali che ovviamente non accolgono più attività a nome dei discepoli dell'Annunciazione. Alcuni sono arrivati oggi a Prato per dare ai magistrati chiarimenti sulla loro posizione. Al momento la procura ha in mano solo la denuncia presentata da uno dei 2 fratelli, la conferma dell'altro e anche di un terzo fratello che avrebbe però detto di non essere mai stato oggetto delle attenzioni dei religiosi durante la sua permanenza nella casa di via Bologna. Il resoconto dell'incontro con il vescovo Giovanni Nerbini e il suo predecessore Franco Agostinelli, a cui la vittima avrebbe raccontato dei presunti abusi dando il via all'indagine canonica ancora in corso, la relazione e le dichiarazioni dello psicologo da cui il giovane era seguito e la segnalazione inviata dai servizi sociali che da tempo si occupano dell'intera famiglia dei 2 fratelli. Non ci sarebbe altro al momento e pare che poco stia emergendo dal materiale, documenti, diari, computer sequestrati durante le perquisizioni che la squadra mobile ha fatto nelle sedi dell'associazione. Gli interrogatori dei religiosi saranno sovrapposti a quelli dei fratelli allo scopo di cominciare a fare chiarezza sugli episodi che si sarebbero verificati tra il 2008 e il 2016. Episodi dunque lontani nel tempo, un fattore che complica la ricostruzione e che spinge gli investigatori a invocare la massima cautela. L'inchiesta è particolarmente delicata. Il nostro obiettivo, ha detto il procuratore Giuseppe Nicolosi, è verificare in tempi strettissimi fatti molto datati. Il riservo è fondamentale e chiediamo a tutti di mantenerlo. Momenti di tensione ieri pomeriggio in piazza San Marco quando un uomo si è gettato volontariamente sul cofano di una volante della polizia. Si tratta di un 31enne naturalizzato italiano ma di origine etiope. L'uomo ha vari precedenti per furto e spaccio. Quando ha visto la pattuglia, prima ancora di essere controllato, ha iniziato a inveire contro i poliziotti e poi si è gettato sul cofano dell'auto danneggiandolo. Gli agenti a quel punto lo hanno bloccato e arrestato.
Per arginare il triste fenomeno del maltrattamento dei cani, il Comune di Prato ha promosso una campagna informativa rivolta in particolare alla comunità cinese. Eleonora Barbieri. Per arginare il triste fenomeno del maltrattamento o del malgoverno dei cani da parte dei proprietari cinesi, arriva una campagna informativa ad hoc promossa dal Comune di Prato, mettendo in sinergia Ufficio Animali, URP, Immigrazione, Polizia Municipale, Mondo del Volontariato che opera in questo settore. Stampata in 3.000 copie e tradotta in cinese, la brochure sarà in distribuzione nelle scuole, al canile, nelle aree di sgambatura, negli uffici comunali con front office, all'ASL e presso le guardie zoofile EMPA. A questo si aggiungerà la diffusione via social e web. E noi riteniamo che l'informazione diffusa, capillare sui media, sui giornali, all'interno delle scuole possa essere un ulteriore elemento importante perché anche altre culture capiscano qual è la nostra cultura e la corretta tenuta appunto degli animali. In modo schematico e chiaro il dépliant spiega le regole base del vivere civile, gli obblighi e le misure di carattere generale a cui ogni padrone di cane è tenuto, quale comportamento tenere nei luoghi pubblici all'aperto, in casa o nei luoghi di lavoro, ma anche consigli da adottare per garantire un minimo di benessere all'amico a quattro zampe. Infine vengono elencate le sanzioni in cui si incorre in caso di mancato rispetto di obblighi e divieti. Nel 2019 sono stati 400 i controlli effettuati dalle guardie zoofile di EMPA con cui il Comune ha una convenzione, su segnalazione della Polizia Municipale, da cui sono scaturiti 164 fascicoli di indagine e sono state contestate violazioni per 15.000 euro. Noi pensiamo che una fetta grande della comunità cinese potrebbe attivare delle regole precise e giuste, ma ci dobbiamo arrivare e questa è una grande iniziativa, credo la prima in Italia. Ma colmare i gap informativi è fondamentale per azzerare il fenomeno. Mantenere un contesto civile. Contesto civile vuol dire evitare le morsicature, vuol dire seguire le norme per quanto riguarda l'introduzione, perché questo può portare anche dei fenomeni di carattere sanitario. È tutto, non ci sono altre notizie. Grazie per averci seguito. Arrivederci.